Vediamo allora, in questa oretta che ci rimane, le soluzioni proposte ai laboratori numero 3 e 4, che sono entrambi laboratori sui diagrammi di processo, sull'activity diagram. Quella sul laboratorio di ieri del 5 lo vedremo la settimana prossima. Allora, come sempre, quando uno riprende le cose a distanza sembrano molto più semplici di quanto non avesse affrontate per la prima volta, no, in laboratorio quando è stato proposto. Allora, il laboratorio 3 comprendeva un solo esercizio, che era la costruzione del diagramma dell'attività per lo stage and job. Allora, vediamo un po' come è stato proposto una soluzione. Come al solito, bisogna riaprire quello giusto, magari, questo qui. No. Ma questa è la gara. Ok, sì, era questo qua. Vediamo come è stato proposto, provo a commentare la soluzione che è stata proposta, dopodiché se avete avuto idee, spunti, implementazioni diverse, come al solito proviamo a discuterli insieme. Allora, questo era lo stage and job, quindi il processo di definizione e assegnazione, svolgimento e conclusione dei tirocini, no, su tutte queste varie fasi. In questa soluzione è stato diviso in due processi, uno a carico dell'azienda che propone un nuovo tirocinio, l'azienda inserisce una proposta, dove ovviamente anche qua per capire che cos'è una proposta, quali sono le informazioni relative alla proposta, uno deve andare a vedere il diagramma delle classi, che abbiamo fatto in un esercizio precedente già, in cui si indicava il tutore aziendale, si indicava l'azienda, eccetera, eccetera. Però questo è un processo indipendente, in qualunque momento un'azienda può inserire una nuova proposta nel sistema, ovviamente corredandole tutte le informazioni necessarie. Punto. Quando ha finito di inserire la proposta, il processo è chiuso e, diciamo così, indipendente da cosa succederà dopo. Può essere una proposta che non riceve l'interesse da parte di nessuno, quindi rimarrà lì a marcire, oppure invece sarà una proposta gettonatissima, ci saranno 10.000 studenti che vogliono farlo. Questo non lo possiamo sapere, in questo processo non ci interessa. Abbiamo creato una nuova proposta. Invece l'altro processo è dal punto di vista soprattutto dello studente. Allora facciamo di spazio. No? Descrive cosa succede al tirocinio. Quindi mentre in precedenza qua era chiaro cosa fosse il token è una nuova proposta di tirocinio, in questo altro diagramma il token rappresenterà una richiesta di tirocinio da parte di uno studente. Una richiesta di tirocinio da parte di uno studente, quindi uno studente potrà fare eventualmente più richieste di tirocinio nel caso in cui una richiesta precedente gli venga rifiutata, non gli venga accettata, allora ne farà una seconda, ne farà una terza, eccetera. Ok? Quindi questo è un modo di impostarlo. Un altro modo potrebbe essere quello di dire che il token è un tirocinio. Allora, un tirocinio significa un tirocinio attivato. Allora, vediamo questa differenza, ad esempio, qua, nel fatto che quando la proposta che è stata fatta dallo studente sceglie un progetto performativo tra quelli inseriti dall'azienda, ovviamente, viene verificato lo stage and job e viene considerato non valido, rifiuta, il processo finisce. Il processo finisce significa che questa richiesta ha finito la sua vita, è stata rifiutata, appunto. Non che lo studente è stato ucciso o il tirocinio non potrà essere fatto. Quello no, magari un altro sì. Perché se il token per noi è una richiesta, questa richiesta può trasformarsi in tirocinio oppure morire prima. Se invece avessimo deciso, e sarebbe stato altrettanto lecito, che il token dovesse rappresentare un tirocinio, allora il token lo devo tenere in circolo finché il tirocinio non si conclude. Allora cosa avrei fatto in quel caso? Avrei detto che quando la verifica, quindi di fatto il tirocinio corrisponde poi con lo studente, perché poi uno studente ne può fare uno solo di tirocinio, quindi quello studente a un certo punto decide di fare il tirocinio, si prende un token e lo vuole portare in fondo. Se fa una richiesta e questa richiesta non viene accettata, allora semplicemente questa freccia, anziché terminare il processo, torna su
e permette allo studente di scegliere un altro progetto formativo. Perché il token rappresenta il tirocinio, o se vogliamo rappresenta lo studente, visto che c'è quella relazione 1-1 tra studenti e tirocini effettuati. Quindi anche qua dipende dal punto di vista che prendete, stiamo rappresentando esattamente la stessa situazione, la stessa cosa. Di richieste possono esserne tante, il tirocinio è uno solo. Nel primo caso, quello modellato qua, le richieste possono essere tante, corrispondono a tanti token richiesta diversi. Nell'altro caso avremo un token tirocinio unico che però circola su più richieste nel caso in cui quelle precedenti non vengano approvate. Vabbè, qui abbiamo superato il primo scoglio, cioè lo stage and job ci ha accettato perché ha verificato i crediti, se siamo simpatici e tutto quello che serve. Lo studente indica il tutor accademico. Questa è l'azione in cui lo studente dice al sistema informativo: guarda che io ho scelto o voglio indicare quel professore come tutor accademico. Come abbia fatto lo studente a mettersi d'accordo con quel professore per essere sicuro che poi lui accetti, che sia d'accordo, eccetera, eccetera, non lo sappiamo. Avviene tutto fuori dal sistema informativo. Che gli ha mandato una mail, gli ha telefonato, ha aspettato sotto casa, gli ha regalato un cestino di salumi, non lo so. Sta di fatto che lo studente è sicuro, no, ma ha una buona confidenza del fatto che quel tutore accademico accetterà la richiesta. E quindi a questo punto dice al sistema informativo: io mi sono messo d'accordo con quel professore, ti indico il nome. Tutto il resto succede, succede nel mondo reale, ma non succede nel sistema informativo. Può anche capitare che lo studente inserisca il nome del tutor accademico, il quale non ne sa niente, si vede arrivare a questa richiesta, gli partono in 5 minuti e si arrabbia, oppure lo accetta lo stesso, oppure chi lo sa. Questo non è previsto dal sistema. È previsto che... in realtà manca un passaggio qua, cioè il docente deve approvare qua. Adesso non ricordo il testo, ma lo diceva, no? Si è dimenticato un pezzettino. No, non parlo della... l'accademico deve controfirmare la richiesta. Anche quello accademico, non solo quello aziendale. Quindi in realtà in questa soluzione manca un pezzo, manca un'azione qua, che il docente conferma la richiesta. E può avvenire, se vogliamo fare cose semplici, sequenzialmente. Lo studente indica il docente, il docente accetta, a questo punto la richiesta che è stata firmata dal studente e dal docente va all'azienda. Quindi l'azienda si vede già arrivare una richiesta che dal punto di vista del Politecnico è correttamente istruita. Se volessimo accelerare i tempi, potremmo provare a mettere in parallelo queste due azioni. Ma nel momento che lo studente ha inserito tutti i dati, in parallelo vengono contattati l'azienda e il professore, i quali entrambi devono accettare. Quindi avremo un fork e un join davanti e dietro a queste due azioni. Con il rischio che se poi il docente non accetta, ci facciamo una figuraccia con l'azienda, in certo senso. Ma acceleriamo i tempi, ma rischiamo. Però questo conferma richiesta è stata dimenticata. No? Ci deve essere. Dopodiché, una volta che sono state confermate le date, lo studente va in azienda a fare il tirocinio. Per quanto ne sa il sistema informativo sa che tu da quella data avrai cominciato. Non è richiesto nessun tipo di interazione col sistema informativo durante lo svolgimento del tirocinio. Cioè tu dovrai in teoria alla fine della giornata firmare le ore che hai svolto e alla fine della giornata far controfirmare dal tutore aziendale quelle ore, e alla fine del mese invece dovrai far controfirmare dal tutore accademico le ore di tutto il mese, ma questo avviene su fogli di carta che non interagiscono direttamente con il sistema informativo. Quindi il sistema informativo a rigore non sa se tu sei ancora vivo, se sei emigrato in Australia oppure stai effettivamente facendo il tirocinio. Il sistema informativo non ti permette di far nulla, non ti richiede di far nulla fino a quando non è arrivata la data di fine del tirocinio vero e proprio. Allora, se c'era scritto che il tirocinio inizia il 1° giugno e finisce il 20 luglio,
Allora, dal 20 luglio in avanti, non prima, questo indica questa presidra, non prima del 20 luglio, non prima della data che è stata indicata nel file del tirocinio, potranno lo studente e l'azienda riempire il questionario di valutazione. Quindi lo studente di fatto ha ricevuto probabilmente un messaggio da parte del sistema che dice ok, l'azienda ha confermato queste date, ovviamente si sarà messo d'accordo con l'azienda che ora ci vediamo, dov'è l'indirizzo, dov'è la mensa, va bene, ma tutto questo non compete al sistema informativo. Il sistema informativo, l'azione successiva che fornisce è quella di permettere la compilazione di questionari di valutazione, che sono entrambi possibili, entrambi obbligatori, uno da parte dello studente e uno da parte dell'azienda, subito dopo la fine del tirocinio. Avuti i due questionari di valutazione, a questo punto il docente può prendere in mano e registrare il voto, valutare e registrare il voto. Io vedo che valutazione ha dato lo studente, che valutazione, interessa abbastanza poco, che valutazione ha dato l'azienda sul lavoro, e poi in realtà il docente va anche a valutare la monografia che avete scritto, la tesi legata al tirocinio, la relazione. Questa non compare, questa relazione, perché non viene acquisita né gestita dal sistema informativo in nessun modo. È lo studente che la scrive e la manda al tutore. E quindi il tutore registra il voto solo dopo che ha letto la relazione, o perlomeno l'ha ricevuta, ha fatto finta di leggerla. Però questa è un'azione, una responsabilità sua che non è gestita dal sistema informativo. Quindi il sistema informativo vedrà che a un certo punto il docente ha deciso di registrare quel voto. E quindi dal punto di vista del sistema il tirocinio è concluso. Questa è la versione più semplice con meno orpelli possibili. Dicevamo, il token è il token relativo alla richiesta, in realtà per questa parte del processo, il token rappresenta la richiesta, ma dall'accettazione in avanti praticamente il token rappresenta anche il tirocinio. Ormai il tirocinio è iniziato e prima o poi dovrà finire. Avanti con le domande. Dimmi. Sì. Sì, l'ho fatto. La richiesta, ripeto solo la domanda per la registrazione. Tu dici la richiesta, il testo diceva che deve essere firmata dal tutore aziendale e dal tutore accademico. E sono queste due azioni qua. Lo studente ha indicato il tutore accademico, il tutore accademico a sua volta firma, conferma, firma, chiamalo come vuoi, poi quello aziendale conferma e indica anche le date. Confermare le date implica anche L'accettazione, sì, ok. Allora, se vuoi essere più esplicito, dicendo che qua conferma le date, sembra che confermi solo le date e non confermi effettivamente l'attribuzione del tirocinio. Sì, se vogliamo essere più chiari, possiamo anche dire la firma. O conferma la richiesta, diciamo. Prima e poi conferma le può essere una puntualizzazione in più, sicuramente. Mettere un fork e un join, cioè join un fork è Tra possibile. questi due? Tra conferma richiesta docente e conferma richiesta azienda. Sì, questo sì, sicuramente. Quindi questi due, l'ho già detto prima, questi due così li ho indicati in serie, ma potrebbero benissimo andare in parallelo. Quindi mettere un fork qua sopra e lasciare questi due in parallelo o il join sotto. Il segnale di attesa temporale, non dovrebbe essere la data precisa, cioè così l'ho io letto così, scritto così lo leggerei come entro la data di fine. No, la presidra è una trappola, ok? È una trappola che incasella il token. Quando il token arriva, la presidra rimane intrappolato e ciò che è scritto sotto, la data di fine, ti dice quando verrà liberato. Io non mi essere preciso su questa, cioè mi ricordo che nell'esempio c'è scritto wait, ad esempio wait 5 hours. No, allora, non è preciso. Cioè dire che il token si libera il 20 luglio, cosa vuol dire di più preciso? L'importante per una
un'azione di attesa temporale è che nel momento in cui il token arriva, lui sappia calcolare esattamente quando dovrà uscire. Quando dovrà uscire lo posso indicare in termini relativi, tra 8 giorni, tra 22 minuti, o in termini assoluti, il 20 di giugno, luglio. Anche se la data inizio e fine è stata scelta nel tempo precedente. Anche se la data inizio e fine è appena stata scelta, l'importante è che sia già nota nel momento in cui il token entra. Nel momento in cui il token entra, non 10 giorni prima. Non mi interessa saperlo un anno prima. Il token arriva qua, e a questo punto dice, va bene, io devo, token, devo addormentarmi. Quando punto la sveglia per rialzarmi? Allora, nel momento in cui mi addormento devo sapere già quando puntare la sveglia. Vuol dire che all'interno del sistema informativo deve esserci questa informazione. Qual è l'informazione che mi serve in questo caso? La data di fine del tirocinio. Ce l'ho? Sì, perché l'ho appena acquisita, è appena stata confermata dall'azienda. Quindi posso mettermi a dormire e puntare la sveglia alle 8 del mattino del 20 luglio. E a quel punto il token si verrà liberato e attivato. Non posso fare nulla prima, no? Tu dicevi, io lo leggevo come se fosse entro il, no, non è entro il, è a partire da, no? Perché da quando il token arriva fino a quella data lì di uscita non può succedere nulla. Quindi è molto, se vogliamo, locale la scelta che fa. Quando il token arriva lì, si chiede quando dovrà uscire, lo deve poter calcolare in quel momento e si addormenta, si blocca. Allora, dimmi. L'azione di consegnare il foglio della presenza dopo la data di uscita. L'azione di segnare il foglio della presenza, lui dice che lo studente deve consegnare all'ufficio Sesinobi il foglio delle presenze. Allora, e su questo foglio di presenze ci devono essere scritte delle cose, l'ora di l'ora eccetera. Allora questa potrebbe essere, sì, manca, può mancare un'azione dello stage and job qua che dice conferma ricezione del foglio presenze. Cioè l'impiegato dello stage and job, dopo che il tirocinio è finito e prima che possa essere registrato, quindi in parallelo alle altre attività di valutazione del tirocinio eccetera eccetera, a un certo punto deve dire sì, questo ragazzo mi ha consegnato il foglio delle presenze. Questa è un'informazione, questo foglio di presenze è un pezzo di carta, non entra quel pezzo di carta nel sistema informativo. Però c'è un impiegato del stage and job che lo prende in mano e dice lui l'ha consegnato. Non sta a ricopiare tutto, ora inizio, ora di fine, eccetera. Lo controlla e spunta un flag, questo è un booleano, no? Consegnato sì, no. Se l'ha consegnato sono a posto. Se non l'ho consegnato non potrò registrare il voto, non permetterà al docente di registrare il voto perché il tirocinio non è ancora formalmente compiuto, concluso. Dimmi? Segna il voto, invia il voto allo stage and job, poi stage job a conclusione di tutto, registra nella carriera. Non avviene così. Allora, lui dice, alla fine di tutto non dovrebbe essere lo stage and job che registra il voto? No, il voto lo... Nel momento in cui il docente si collega al portale per registrare il voto, quello è già registrato. Ah, dico, cioè, come ti facciamo insieme, non dovrebbe essere poi validato in maniera definitiva. Cosa vuol dire validato in maniera definitiva? Cioè, lo stage and job ha già visto che la data è arrivata, i tirocini sono stati consegnati, il foglio di carta con le firme è stato consegnato, il docente ci ha messo il voto, cosa vuoi che faccia ancora lo stage and job? Che ci metta un timbro? No? Cioè, la ceralacca? No? Le verifiche le fate tutte a monte. Quando al docente è data la possibilità di registrare il voto, vuol dire che è già tutto a posto. No? Non facciamo passaggi inutili, è vero che siamo nell'Italia della burocrazia, ma... Dimmi. Non so se inutile. Vediamo. Il docente non può anche rifiutare la proposta del, viene fuori la proposta del candidato. Allora, in teoria sì. Io ho messo attività complesse. Nella realtà sì, nel senso che questa conferma la richiesta, e questa conferma la richiesta, come dice il nome, la conferma è un'azione esplicita. Io posso confermare, ma
potrei anche decidere di non confermare. Quindi sì, nella realtà avviene questo, l'ho già anche fatto io una volta o due, di rifiutare. Non è questa descrizione del processo, questo, diciamo, esercizio, non si dilungava su questo aspetto. Quindi a un certo punto, come sempre, uno si deve fermare, diciamo, che cosa modello, che cosa invece potrebbe essere aggiunto come dettaglio. Allora, questo sicuramente è una parte, cioè se dovessi costruire il sistema completo, me la devo porre questa domanda. Cosa succede se il docente decide di non confermare? È obbligato a confermare o cosa succede se decide di non confermare? Allora, me lo devo chiedere, devo modellarlo, devo descriverlo. Visto che tutta questa parte il testo non ne parla, sorvoliamo. Che a un certo punto ci diamo dei limiti, però effettivamente sarebbe da modellare, sì. Io non ho capito almeno una cosa, perché la, diciamo, conferma della consegna poi deve essere un'azione dello studente, nel senso un'azione, scusa? Dello Steven Jobs e non dello studente, perché okay. Cioè, una ricezione della richiesta potrebbe essere come la richiesta del genocidio, potrebbe essere un'azione dello Steven Jobs, allora. Ricordiamo, il dubbio è sul perché questa conferma di gestione foglie presenze sia un'azione dello stage and job e non un'azione dello studente. Allora, ricordiamo che qua stiamo modellando le interazioni tra un utente del sistema e il sistema. Okay? Quindi, il foglio di carta ce l'ha in mano lo studente. È responsabilità, che so, legale dello studente consegnarlo allo stage and job. Va bene, tutto vero. Con il sistema informativo non c'entra niente. Di chi è la responsabilità di indicare al sistema informativo che il foglio è stato consegnato? Chi è che deve farlo? È lo studente che sulla sua pagina del portale può dire sì, ho consegnato il foglio? No, perché poi può dire di sì e non averlo consegnato per davvero. Chi è che dice al sistema informativo che il foglio è stato consegnato? Colui dell'ufficio che l'ha ricevuto. Non capisco perché tu lo volevi far fare allo studente. Quello che mi chiedo io è, assunto, perché anche la richiesta del tirocinio non è dello studente. Allora, tu dici, tu vedi un parallelismo tra questo e... diciamo la prima azione. E la prima azione. Sì. Scegli proprio questa qua? Sì. Però chi è, di nuovo, ti rifaccio la stessa domanda, chi è che va sul sistema informativo e dice che lo studente matricola 1, 2, 3, 4, 5 vuole fare quel tirocinio? Allora, se fossimo in un caso in cui tu vai allo stage and job a sportello, sfogli, già mi piace questo, allora l'impiegato dice va bene, allora ti inserisco, allora quello sposterei nello stage and job questa opzione, perché sarebbe la persona dello stage and job che sarebbe responsabile di interagire col sistema informativo per caricare questa proposta su richiesta dello studente che ha lì di fronte, ma questo altro pezzo di frase non lo posso dire perché il sistema informativo non lo sa. Ma per come è fatto il nostro sistema, è lo studente che autonomamente vede le richieste e dice voglio una. Lo stage and job non richiede, non è necessario che intervenga nessuna persona dello stage and job in questo processo di inserimento, di questa azione di inserimento della richiesta. Cosa succede? Che lo studente da casa sua si collega e aggiunge il tirocinio. Al mattino dopo, alle 9, arriva in ufficio quello dello stage and job e dice oh guarda, ieri sera, nella giornata di ieri, sono 5 studenti nuovi che hanno richiesto. Allora andiamo a vedere, verificarle ciascuna e per ciascuna dico sì, accettata o non accettata. Allora lo fa lui. Però dobbiamo sempre essere molto concreti, quando c'è un'azione mi chiedo ma chi c'è dietro la tastiera per fare questo? Allora questo è l'attore responsabile di quell'azione. Quindi. La classe presenza con tutte le date delle varie presenze dell'azienda, chi inserisce queste date? Allora, se ci fosse, adesso poi purtroppo qua sono esercizi fatti in momenti diversi, quindi, però se noi volessimo fare se nel diagramma delle classi ci fosse effettivamente una classe presenze che registra giorno per giorno presenza, entrata e uscita della persona, qualcuno deve inserirlo nel sistema informativo. Allora, questo qualcuno può essere o il signore dello stage and job, che quindi
prima di confermare l'esezione del foglio o contestualmente l'esezione del foglio lo ricopia tutti i dati, oppure molto più probabilmente io questo compito lo devo fare allo studente. Lo studente prende questi dati, li ricopia, li carica nel sistema e dopo l'impiegato del stage and job, e quindi li prende, li ricopia nel sistema, poi prende il foglio di carta che ha appena ricopiato nel sistema, lo dà allo stage and job. Dopodiché l'impiegato prende quel foglio di carta, dà un'occhiata se i dati che sono sulla carta corrispondono abbastanza bene a quelli che sono inseriti nel sistema e fa conferma. Allora, in questo caso metterei un'azione dello studente qui. Azione dello studente su questo ramo qua, parallelo, dopo il fork e prima di questa azione. Perché in quel ramo lì si devono svolgere due cose. Prima lo studente carica i dati e dopo lo stage and job li conferma. Questo era il laboratorio 2, vero? Il modello delle classi di questo. No. Come soluzione di cui mi dicevi. Tirocini. Ecco, nella soluzione che c'era, che avevamo, però non c'è quello che dici tu. La classe presenza, sì, c'è. E quindi in realtà qualcuno deve ricopiarlo. Cioè, per essere coerenti tra modello della classe e modello del processo, le informazioni che sono nella classe presenza qualcuno le deve inserire. E realisticamente può farlo solo lo studente, perché non ci vede tutto l'aziendale andare tutte le sere a inserire quel dato. Ok. Altro su questo? Ok. Passiamo alla settimana successiva, che aveva due processi. Il primo è il totem. Check-in automatico tramite totem, il passeggero seleziona la lingua, digita i dati, a questo punto il totem cerca se c'è una prenotazione, questa sperabilmente esiste, il passeggero a questo punto inserisce il passaporto per la scansione, se i dati sono corretti a questo punto puoi selezionare, quindi se sei effettivamente riconosciuto, se sei effettivamente passeggero di quel volo, puoi selezionare il posto e eventualmente se hai dei bagagli da imbarcare, e a seconda del peso lo tirerà se lo imbarca oppure se devi stamparlo, eccetera, se devi invece portartelo a mano e così via, ed eventualmente il pagamento del supplemento. Quindi questo è un processo essenzialmente sequenziale, una serie di fasi una dopo l'altra, con alcuni distinguo, con alcune scelte da compiere strada facendo. Quindi la sua rappresentazione era abbastanza, dove andava? È abbastanza lineare. Qui c'è un token che rappresenta il singolo check-in del singolo passeggero. Quel passeggero arriva al totem, come prima cosa seleziona la lingua, poi inserisce i dati, dopodiché dati sono il nome e il cognome, il sistema verifica che lui abbia una prenotazione in corso su quella compagnia, nel caso in cui non ci sia nessuna prenotazione il processo finisce. Se invece la prenotazione c'è, l'utente deve inserire i dati del proprio passaporto facendolo scansionare, quindi mette i dati precedenti, li scrive lui sulla tastiera, questi qui, anziché scrivere lui il numero del passaporto, lo mette sullo scanner, il quale se lo legge da solo. A questo punto lui fa un controllo incrociato del fatto che il nome e il cognome sul passaporto corrispondano al nome e cognome della persona. Se tutto va bene, ti permette di andare avanti, selezionare il posto sedere, selezionare il numero dei bagagli, posizionare i bagagli sulla bilancia, e seconda che il peso dei bagagli misurati dalla bilancia sia maggiore o minore del peso permesso in funzione del tipo di biglietto che hai acquistato, ti permette di andare avanti oppure ti richiede a questo punto inserisci la carta di credito per pagare il supplemento. Dopodiché ti stampa il biglietto e il cartellino da appiccicare sulla valigia. Questi condizioni di terminazione sono stati messi come terminazione solamente di flusso anziché di attività, ma è uguale, non essendoci dei fork fanno esattamente la stessa cosa, perché un token solo in giro lo distruggo. Quindi
metterlo così oppure metterli così, nel caso in cui appunto in questo processo non ci sono dei for con token solo, sono assolutamente equivalenti. Distruggono il token, essendo l'unico, distruggono tutto il processo. Qui non ci sono attività da fare in parallelo, perché tu puoi procedere al passaggio successivo solamente se il passaggio precedente aveva dato l'approvazione, aveva dato l'ok. E se qualcosa non va, ti sbatte fuori e basta. Ricominci da capo. Dimmi. Ho chiesto anche al ragazzo collaboratore. Non ho ben capito perché ho impostato questi esercizi con le colonne studenti di sistema. Non ho ben capito la prospettiva attraverso la quale vedo le azioni. Cioè, detto tipo, magari io gli utenti inserisco i dati, però poi in realtà l'aspetto del passaporto non ce la faccio io. Allora, la domanda è, la semplifico. Se lo dovessimo fare con swim lane, chi metteremo come soggetto e che criterio abbiamo per indicare le varie attività con il soggetto? Allora, in questo caso i soggetti sono due, l'utente e il totem. Ci sono azioni che l'utente fa da solo, quelle non le voglio vedere. L'utente si soffia il naso, non lo metto. Ci sono azioni che il sistema fa da solo e ci sono azioni che il sistema fa in collaborazione con l'utente. Allora, se sto descrivendo un'azione in cui il totem collabora con l'utente, quindi devono fare qualcosa insieme, la metto nella colonna dell'utente. Mettere un'azione nella colonna dell'utente significa azione compiuta insieme dall'utente e dal sistema, sempre. Che è un utente, oppure dire un'azione, l'utente fa questo, ha sempre, 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 come sottinteso, l'utente in collaborazione col sistema o interagendo col sistema fa questo. La colonna sistema la vado a popolare solamente delle azioni che il sistema fa senza interagire con l'utente. Allora, in questo diagramma di attività non vedo nessuna attività che non richieda la presenza e la collaborazione dell'utente. Anche la scansione del passaporto, cioè l'utente lo deve mettere lì il passaporto. È vero che l'utente posiziona il passaporto e il sistema lo scannerizza, lo scansisce, e va bene. Però è un'azione che se l'utente non la fa, il sistema non va avanti da solo. Se tu metti un'azione sotto la swim lane oppure come soggetto il sistema, stai presupponendo che il sistema può andare avanti e concluderlo da solo, anche se l'utente non c'è, non vuole, non lo sa. E qui non è così, nessuna di queste azioni può essere portata avanti senza che l'utente faccia quel passettino che deve fare in quel momento. Ok? C'entra con questa cosa. Io avevo pensato a due cose che avevo visto dal mio punto di vista come relativa al totem. Come ad esempio all'inizio cercare la prenotazione, avevo pensato che nella swimlane del totem ci fosse il sistema a cercare la prenotazione. O più eventuali, ad esempio, negli S mettevo un messaggio di uscita di errore come non so, disponibile o così per ogni volta che. Ok, allora lui dice due cose diverse. Una è che sembrano uguali, sono diverse. Una dice, ad esempio, nell'inserimento dati, io ho messo poi un'azione, quindi ho messo l'azione sull'utente inserisce i dati, e l'altra azione che dice il sistema verifica i dati. E poi dopo la l'if che dice se la verifica è andata a buon fine oppure no. E quindi in questo caso lui avrebbe identificato delle azioni che qua non ci sono, in più in cui il sistema lavora. Sì, ha senso. Mi chiedo se la verifica è banale, se ha senso specificarla con un'azione. No. È una questione semplicemente di livello di dettaglio. No. È ovvio che tutte le volte che inserisco il dato, il sistema fa una verifica. Allora, questa operazione di verifica è sufficientemente importante o complessa che la voglio esplicitare e documentare, allora ha senso mettere come azione del sistema. Altrimenti uno può dire, vabbè, io inserito dei dati, questo blocco di scelta, con i dati che ha a disposizione, può decidere se la prenotazione esiste oppure no? Sì, cioè il blocco di scelta chi è che lo fa? Lo fa il sistema. È il sistema che verifica i dati che ha e decide questi dati sono buoni o non buoni, la prenotazione esiste oppure no.
Quindi la ricerca della prenotazione può far parte già dell'inserimento dei dati, può far parte di questo blocco di scelta, oppure se vogliamo dargli un'importanza la possiamo mettere in un blocco a parte del sistema. Tanto alla fine è sempre il sistema che fa le cose. Dipende solo da noi, a quale operazione vogliamo dare più rilevanza. Quindi, in quel caso, sì? La stessa cosa vale per posizione bagagli in bilancia. Cioè, l'utente posiziona i bagagli in bilancia, però poi il sistema successivamente li deve pesare. Se magari deve ricevere il dato peso... L'utente... Allora, lui dice la stessa cosa succede con posizione bagagli in bilancia. Allora, ricordiamoci sempre che qui stiamo descrivendo le azioni che fa l'utente. Ok, viste da, descritte come le cose che fa l'utente, ma in realtà l'utente fa sempre cose insieme al sistema. Quindi posiziona bagagli in bilancia, vuol dire che le posiziona e il sistema li pesa insieme. Cioè, c'è sempre la componente del sistema anche in queste azioni. Non è che prima, ricordiamoci il significato della freccia. La freccia vuol dire che quando ho finito una cosa, comincio l'altra. Questa azione è un'azione in cui l'utente, interagendo con il sistema, posiziona i bagagli in bilancia e li pesa. Adesso qua forse non è scritto nel modo migliore, perché parla solo di posizione. Però c'è sempre la... Quando dico inserisci i dati, ecco, faccio un esempio che non avete fatto voi, ma estremo. Vedere due attività in cui in una ci fosse scritto l'utente inserisce i dati e nella seconda il sistema salva i dati, è sbagliato. Perché l'attività l'utente inserisce i dati, dove vanno a finire quei dati? Nel sistema. È l'utente che inserisce i dati nel sistema già, quindi non serve un passo successivo per acquisirli questi dati. Quando dico l'utente pesa una valigia, è in realtà il sistema che la sta pesando perché l'utente gliel'ha messa sopra. Cioè dietro questa non è un'azione tipo schiaccio un bottone, no? La posiziono, se, allora lui la sente oppure non la sente, come quando pesiamo, quando compriamo le patate al supermercato, no? La metti sulla bilancia, la bilancia quando arriva al peso ti permette di schiacciare il bottone, c'è un minimo di interazione dentro, però tra te e sistema. Il fatto che tu abbia concluso l'azione vuol dire che il sistema ha acquisito i dati che gli servono, non serve, perché altrimenti ogni azione la dovremmo spezzare in due. Questo è un lavoro che faremo quando andremo a vedere il dettaglio dei casi d'uso, che va a vedere i singoli scambi di informazioni tra utente e sistema. Qui una singola azione è sempre una collaborazione tra utente e sistema e lascia sempre una traccia nel sistema. Se io dico l'utente inserisce i dati e questi dati non vengono lasciati nel sistema, oppure dico l'utente posiziona il bagaglio sulla bilancia e il sistema non sta pesando, non sta registrando la pesata, quella azione non esiste. Non c'è stata perché il sistema non l'ha vista. Ok, quindi non fate troppo dettaglio qua. Pensate ai passaggi logici che richiedono tutti un'interazione, una collaborazione tra utente e sistema. Dimmi. No, dico, avevo pensato al passaggio logico perché alla fine la conferma andava luogo se uno, mentre ad esempio il sistema salva era solo un'azione master, quindi avevo punto io che cioè la ricezione è quella cosa. Alla fine dipende sempre da cosa intendiamo con un singolo blocco. Però appunto generare un blocco per fare un controllo semplice del tipo il dato inserito o non inserito mi sembra eccessivo. Facciamo attenzione che se noi mettiamo troppi blocchi stiamo poi perdendo informazioni. Perché se tu hai un diagramma che potevi disegnare con 10 blocchi, lo disegni con 40 perché volevi mettere i vari passaggi, diventa molto meno leggibile, molto meno comprensibile. Uno dei criteri che ci eravamo dati sulla bontà di questi diagrammi è la minimalità. Cioè se una cosa non serve o è, diciamo così, si può comprendere nel blocco precedente e nel blocco successivo, cerchiamo di farlo. Mi ero perso la seconda, scusami, la seconda cosa che avevi detto, perché ho detto erano due cose diverse, ti ho risposto la prima, poi ho risposto lui. Negli S comunicava un segnale in uscita da parte del sistema, appunto, che comunicava... Ok, allora, ok, questo era esatto. Lui dice, l'altra cosa, l'altra azione che attribuiva al sistema... era un'azione nella quale il sistema comunica all'utente che l'operazione non è andata a buon fine. Errore, vattene, non ti voglio. Okay? Allora, se io dovessi qua, a questo punto, diciamo qui, no? Mettere un errore, dire ok, dati non validi,
Come lo indico? Lo indico con un'azione dell'utente. Dati non validi, ma sempre nella classe utente, nella swim lane se ci fosse dell'utente. Come azione e non come segnale. Scusate, qua sto pasticciando, ma giusto per metterlo qua in mezzo. Perché come utente e perché come azione? Ma perché non è una cosa che fa il sistema informativo da solo, di dirsi questo aveva messo dei dati non validi. No, lo scrive a video. Ma quella è un'interazione del sistema con l'utente. È l'utente che legge i dati che il sistema gli ha scritto. Magari l'utente dovrebbe anche, probabilmente avrà anche un bottoncione grosso con cui scrivere ok, va bene, ho letto, mi dispiace, me ne vado, ho la coda tra le gambe. Se lo mettessi nella colonna sistema, vorrebbe dire che il sistema è un'elaborazione che fa da solo senza bisogno dell'utente presente. E allora non gliel'ha detto, si è dato un messaggio d'errore da solo, non l'ha dato all'utente. Okay, quindi anche le comunicazioni dal sistema verso l'utente, dove immagino con quel totem io aspetto comunque di premere un bottone, oppure vabbè, se ne va dopo un minuto la tolgo lo stesso, no? È comunque qualcosa che richiede l'utente presente, richiede la collaborazione dell'utente. Quindi primo la metto come azione di responsabilità dell'utente e non del sistema. Meglio, dell'utente più sistema, cioè utente, non sistema da solo senza l'utente presente. L'altra cosa, lo voglio come azione e non come invio di segnale. Non è un invio di segnale questo. Se fosse un invio di segnale vorrebbe dire che l'informazione che i dati non erano validi, il mio sistema la manda a un altro sistema informativo. Magari ti mando la mail, ti mando l'SMS che dice transazione annullata, ma non te lo sto facendo vedere sul totem. Perché l'invio di segnali è sempre un'azione, dovunque noi la mettiamo, anche se la mettessimo come utente, è un'azione che fa il sistema da solo, un'azione automatica, non c'è mai l'utente davanti. Così come il fork, il join, la choice, eccetera, sono sempre, dovunque le mettiamo, sono sempre del sistema. E anche l'invio di istruzione segnali, sono, dovunque le mettiate, sono sempre azioni fatte dal sistema in autonomia. Allora, se faccio l'invio di segnale così, vuol dire che io sto comunicando all'utente che qualcosa è andato storto, ma non lo sto comunicando sul totem, lo sto comunicando per altro canale, fuori, esterno. Mentre invece se la stessa cosa la metto come azione, la sto comunicando nel sistema, attraverso il sistema. Quindi il sistema e l'utente si scambiano questa informazione. Se è un segnale, il sistema manda l'informazione altrove e questo altrove speriamo che arrivi all'utente. Quindi un'azione al sistema, in carico al sistema, è un'azione che noi modelliamo con molta parsimonia, perché sennò dovremmo mettere in tutti i momenti, solamente quando il sistema fa un'elaborazione degna di nota, che non sia semplicemente il controllo di un dato, è un'azione in cui l'utente non deve inserire dati, non deve vedere risultati. Come erano quelle, ricordate, dell'elaborazione della lista d'attesa. Allora lì effettivamente c'era un algoritmo che girava, che andava avanti indipendentemente dalla presenza dell'utente, perché ricordate, l'utente 1 ha detto cancella, poi lui se n'è andato, non serviva più. Poi il sistema doveva fare cose, e ricordarsi chi c'era in lista d'attesa, chi l'aveva già mandato, eccetera. Allora lì aveva senso, perché tutta la parte dietro le quinte che andava avanti. Ma aver inserito un dato e dire il dato è sbagliato è qualcosa che faccio con l'utente. Altri? Allora, chiudiamo questo, non salviamo perché abbiamo pacioccato. Avete fatto melina perché non volevate arrivare a questo. Che è quello del Trojan. Che è una gara di corsa. Vabbè, non stiamo a rileggere il testo. Allora,
Allora, vediamo come è stato modellato qui. Allora, qui è stato modellato con una prima, con tre processi. Questo ovviamente, essendo molto più articolato, si presta a essere modellato in tanti, molti modi diversi, no? Molto più diversi. Quello del totem effettivamente era molto difficile, diciamo così, uscire dalla pura sequenzialità, perché quello era. Invece qua, essendo una cosa molto più complicata, può essere modellata anche in molti modi diversi, quindi qua c'è molta più libertà. Allora, lui dice, ha un processo che rappresenta, qui non c'è scritto purtroppo nella nota cosa rappresenta il token, però questo processo rappresenta, cioè il token di questo processo rappresenta la gara di un partecipante. Che se questa gara ha 1000 partecipanti, questo processo verrà attivato 1000 volte. In realtà qualcuno in più, perché tiene conto anche dei partecipanti che chiedono di essere iscritti ma non possono essere iscritti perché il numero massimo è già stato superato. Diciamo che questo token rappresenta le domande di iscrizione che poi nel caso migliore sono accettate e diventano gara. Quindi immaginiamo, dimentichiamo per un attimo il fatto di non aver accettati, se ho 1000 concorrenti avrò 1000 token che girano, 1000 volte il processo. Ogni processo rappresenta a che punto è arrivato un singolo concorrente. Quindi se noi facciamo questa gara, ciascuno di noi genera un token. Ciascuno di noi avrà un proprio token. E quindi seguiamo lo svolgimento della gara dal punto di vista del singolo corridore. Quindi il singolo corridore cosa fa? Cioè, scusate, non è il singolo corridore cosa fa, il sistema informativo cosa deve fare per seguire la gara del singolo corridore. Ci saranno alcune cose che deve fare il corridore, alcune cose che deve fare il giudice, eccetera, eccetera. Allora, innanzitutto il partecipante deve iscriversi, quindi si collega al sito e si iscrive. Il sistema può decidere se è stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni, se non è ancora stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni, allora l'iscrizione viene accettata, altrimenti viene rifiutata e buttata via. Questa azione qua viene fatta dal sistema automaticamente, anche se nella colonna organizzatore, perché blocco choice non corrisponde a un'azione. Ricordiamoci che c'è un umano dietro, se e solo se mettiamo un blocco azione, rettangolo arrotondato. In tutti gli altri casi avviene dal sistema, è il sistema che lo implementa in automatico. Perché ovviamente il sistema sa se gli iscritti ha già superato il massimo, non è necessario chiamare l'organizzatore per dire senti ma 1001 è maggiore di 1000. Se invece è minore di 1000, cioè la domanda di iscrizione è lecita, l'organizzatore verifica i dati. Ma che vuol dire verifica i dati? Ma verifica che non si sia scritto Pinco Pallino o Giuseppe Garibaldi o Albert Einstein con dei dati fasulli o delle parolacce scritte al posto del nome o chissà cosa, no? Alla fine poi devo scriverlo, devo contarlo, lui sta occupando una posizione e voglio evitare che ci siano delle iscrizioni farlocche, in certo senso. Quindi se i dati sono credibili vado avanti, credibili, validi, eccetera. Altrimenti questa iscrizione non viene contata, non viene approvata. A questo punto viene convalidata a segnare pettorale, quindi in realtà convalida segna pettorale, scritto così, la convalida lo fa l'organizzatore, la segnazione del pettorale la fa il sistema, cioè il numerino del pettorale lo dà il sistema, non lo dà l'utente. Però qui evidenzia il fatto che viene dato questo numero. Tra l'altro questa azione qua è quella che incrementerà il numero di iscritti e che eventualmente bloccherà le iscrizioni future, perché fino a quando non arriva questa convalida la persona non è iscritta. Ecco, questa verifica dati scritta così vuol dire che un responsabile dell'organizzatore sta verificando i dati, cioè il sistema gli sta facendo vedere i dati, il responsabile li legge, ci ragiona, fa delle cose e poi dice ok. Non sta dicendo il sistema verifica i dati, okay? Non è una verifica automatica, quella può essere già avvenuta qui, se mancavano dei campi, non accettava, però se mancano dei campi semplicemente rimango dentro questa azione di iscrizione. Cioè, qui dentro l'azione di iscrizione l'utente inserisce i dati relativi all'iscrizione. Se mancano un campo, se la password è sbagliata, se la mail non corrisponde, non esco da lì. Perché l'azione partecipante inserisce i dati relativi alla propria iscrizione non è conclusa. No, queste azioni non sono azioni
idiote, sono azioni che al loro interno possono avere i loro controlli, il loro il controllo di validità dell'inserimento di un form, non devo andare a dire ho sbagliato il primo form, manca la password, eccetera, è tutto evidente, no? Fa parte quasi dell'interfaccia utente che permette quell'inserimento. Lo vedremo meglio quando poi costruiremo i singoli casi d'uso qua dentro. Un caso d'uso non è un click dell'utente, è una serie di interazioni tra utente e sistema. Quindi un singolo blocco dentro ha la sua articolazione. Comando di trasmissione effettuale, email di conferma, questa qui non mi piace, io l'avrei fatta come, anzi, va fatta come segnale, perché così sembra quasi che il testo della mail lo scriva l'organizzatore. Invece l'email di conferma parte in automatico da parte del sistema. Quindi questo è sbagliato, non è preferibile farlo così, è sbagliato e basta, punto. E poi, dal punto di vista del singolo utente, non succede più nulla fino al giorno della gara. Cioè, tu quando a un certo punto hai ricevuto la mail di conferma, non vuoi, non devi, non puoi più far niente all'interno di questo processo. Quindi immaginiamo questi 1000 token. Ognuno si iscrive, quindi fa il suo lavoro, il responsabile dell'organizzatore vede i suoi dati, dice conferma, partono le mail e quindi ci sono 1000 processi attivi con il loro token, 1000 diversi token fermi tutti qua. Catturati lì e verranno liberati, sbloccati solamente il giorno d'inizio della gara. Il giorno d'inizio della gara, a questo punto ci sono delle attività di interazione tra sistema informativo ed utenti nei quali il partecipante non c'è più, ma non che non ci sia fisicamente, lui è lì e sta correndo, semplicemente visto che c'è da correre non è che può fermarsi a digitare i dati sulla tastiera, sullo smartphone, eccetera. Non è lui che interagisce direttamente col sistema informativo. Quando lui arriva col suo bel pettorale che si è stampato, eccetera, allora ci sarà l'addetto che registra la sua presenza. Quindi passa il primo controllo, l'addetto controlla il numero del pettorale e dice ok, tizio è arrivato, perché magari dei 1000 iscritti, 100 si sono persi per strada, quel giorno non arrivo, sono malati, ha cambiato idea, eccetera. Quindi c'è il primo orario in cui possono entrare, l'ho detto, ma via via li verifica e registra la loro presenza. Loro non devono fare nulla, devono esserci fisicamente, parlare con l'addetto, per carità dargli i documenti, farsi vedere le cose, ma chi interagisce col sistema è solamente l'addetto, che avrà in mano il suo tablet in cui spunta le informazioni. Poi c'è l'orario di partenza, si dà il via. Il via potrebbe essere, non mi ricordo se nel testo fosse scritto, contemporaneo o cadenzato, cioè potrebbero partire tutti insieme, oppure a volte li scagliorano 10 per volta, poi gli altri 10 partono un minuto dopo e così via, per evitare che si ammazzino la prima cura o la prima strettoia. Non importa, l'importante è che l'orario di partenza del singolo, perché ricordiamoci che c'è un token per ogni singolo, sia definito nel momento in cui viene registrata la presenza. Quando ho registrato la presenza, il token, ecco, se nel caso in cui ci fossero orari scaglionati, probabilmente ci starebbe molto bene qua un'attività a carico del sistema che dice definisci l'orario di partenza per tizio. Allora quella sì, va bene con il sistema, perché non la fa il giudice, non c'entra con la registrazione della presenza, è un calcolo che faccia parte, che genera un dato che viene usato per catturare il token e definire la pausa. Messo così sembra descrivere di più un orario di partenza uguale per tutti. Quando arriva quell'ora, via. E a questo punto avviene la gara e durante la gara cosa succede? Succede che questa persona corre e di tanto in tanto passa da un punto di controllo. Ogni volta che passa da un punto di controllo c'è un addetto che registra il suo passaggio. Dice, ah, è passato il pettorale 131. L'azione è sempre la stessa, ovviamente l'addetto specifico sarà diverso perché sono omini diversi piazzati in posti diversi,
Il punto di passaggio che viene registrato sarà diverso, ovviamente, ma dal punto di vista del sistema informativo l'azione è la stessa. Questo registro di passaggio probabilmente sarà un'applicazione sullo smartphone di cui lui mette il numero e schiacciato, l'ho visto passare. Oppure, quando tu sei spompato, arrivi al prossimo punto di passaggio e dici all'addetto, senti, non ce la faccio più, mi ritiro. E allora lui in quel caso registra il ritiro. Non sei tu che lo dici. Non sei tu che lo dici al sistema informativo. Tu lo dici all'addetto e l'addetto lo inserisce al sistema informativo. Quindi per quello è tutto nella colonna addetto. Poi a un certo punto, il passaggio, tra i passaggi che sono stati registrati, ce ne sarà uno speciale, che è l'ultimo, il traguardo d'arrivo. Allora, questo blocco di scelta si chiede, ma se il passaggio che ho appena registrato era quello relativo al traguardo, la gara è finita. Se invece non era quello relativo al traguardo, beh, mi aspetto che lui passi ancora da altri punti di controllo. E quindi l'addetto in realtà l'addetto al traguardo fa esattamente lo stesso lavoro che fanno gli altri addetti ai punti intermedi, nulla di speciale. Il sistema informativo che sa che a questo punto quel token lì, quel signore lì è arrivato al traguardo. Poi, essere arrivato al traguardo per primo non vuol dire automaticamente aver vinto la gara, perché su gare di questo genere, campestri, montane, è facile trovare il furbo che riesce a tagliare, no? O ha nascosto la bicicletta la sera prima, si fa un pezzo in discesa senza essere visto in una strada secondaria. Per cui ci vuole a un certo punto il giudice che convalida. Cosa vuol dire convalida? Il giudice vede gli orari, i passaggi che sono stati fatti e vede, ora attenzione che il passaggio al punto di controllo 27 non c'è, oppure mi sembra troppo vicino come tempi, oppure è passato prima dal 27 e poi dal 26, non ha fatto la gara in modo corretto e quindi è squalificato, oppure invece è andato tutto bene e allora la gara è finita e possiamo comunicare al partecipante l'esito positivo o negativo della gara. Questa è l'attività del partecipante. Non sappiamo se è arrivato primo, secondo, terzo. La graduatoria non la possiamo fare fino a quando non sono arrivati tutti. E i giudici della graduatoria la fanno una volta sola. Qui c'è un processo separato apposta. Perché è un processo separato? Perché la graduatoria viene fatta una volta sola per tutta la gara, mentre l'arrivo viene fatto da ogni singolo concorrente quando arriva. Quindi nel processo di prima il token era il concorrente, in questo processo, graduatoria generale, il token è la gara, quindi della gara del 2016 c'è un token solo, in cui il sistema aggiunge, registra sulla classifica i concorrenti man mano che arrivano, qui c'è una restrizione di segnale, cioè man mano che il giudice ha registrato, convalidato il proprio arrivo, e poi quando sono arrivati tutti fa il conto nel tempo e pubblica la classifica. Classifica che il pubblico può visualizzare in qualunque momento. Adesso poi qua sono altri processi su cui magari oggi non abbiamo tempo di entrare. Ci sono domande su questi? Dimmi. Sì, ci vorrebbe un rombo davanti per fare un merge. Quindi tu dici, io ho un processo che arriva essenzialmente fino qua, no, fino sotto, fino alla mail, questo è il processo 1, e poi hai un processo 2 che inizia con l'inizio della gara. E sì, si può fare, in questo caso la scelta è libera, perché puoi sempre prendere un processo e dividerlo in più di uno. In realtà il token è lo stesso, c'è una relazione 1-1 tra i token dell'iscrizione e i token della gara. Se per chiarezza li vuoi separare, va benissimo. Hai un secondo processo che inizierà, immagino, con una classidra. Sì, si può fare. Descrivi il token dicendo che il token è relativo, da una parte dirai il token è relativo a un
potenziale candidato che vuole iscriversi, dall'altra parte dirà che il token è relativo a un corridore già iscritto. Sì. Prego. Non ho capito bene questo fatto del sistema dall'altro organizzatore. Per esempio, quando abbiamo fatto lo studio medico, dove c'era un sistema informatico, quando c'era verifica i dati inseriti dal paziente, questo si può perché c'era una segretaria del sistema informatico, non si può spiegare. Cioè c'è un organizzatore. L'organizzatore è una persona che verifica dati, che interagendo col sistema informativo fa delle verifiche manuali. E lui ci mette del suo giudizio per dire questo dato è valido. Se invece un'azione verifica dati l'avessimo messa sotto l'intestazione sistema informativo, significa che avremmo voluto fare una serie di verifiche automatiche, automatizzate, dei check formali su quei dati. Quindi dipende dal tipo di verifiche che vengono fatte. Se sono verifiche che sono automatiche, automatizzabili, possono essere fatte dal sistema informativo e possiamo, se per noi sono importanti, rilevanti, le possiamo evidenziare, mettendo un'azione a carico del sistema informativo. Se però queste verifiche richiedono comunque un umano che le confermi, le metto nella colonna del determinato umano specificando chi è la persona che ha la responsabilità di dire in ultima analisi giusto oppure no. Magari il sistema informativo potrebbe anche fare una serie di pre-verifiche, che ne so, ti evidenzia delle cose, però alla fine l'ultima parola dice l'umano. Allora in questo caso è un'azione di responsabilità dell'organizzatore, cioè, ossia di una persona che lavora per l'organizzatore. Ok? Allora lasciamo alla prossima volta l'analisi dell'ultimo processo del pubblico.